Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Salotto Studio Robur. Oggi è giornata di grandi riflessioni e anche di grandi novità che sono accadute in questo fine settimana, ma anche durante il corso di tutta la settimana scorsa. Allora, io intanto vado a salutare subito alcune persone che sono ospiti sia in studio sia in maniera virtuale su Skype, e vorrei cominciare da questa bellissima ragazza che è qui accanto a me, Francesca Guasparri, che non vedevo tra l'altro da un po', che è una super tifosa del Siena. Buonasera Francesca, benvenuta a questo studio. Poi Federico Castellani, geologo, tengo a sottolineare, passionista tifoso del Siena. Passionista è un termine che generalmente viene usato per connotare altre passioni. No, invece questa è una passione, per cui va certo, bene così. E soprattutto anche abile, come dire, scrittore di brevi articoli che non sono da connotare come giornalismo. No, lui ci tiene a precisare questo. Riflessioni. Sono momenti di riflessione. Momenti di riflessione. E poi Luciano Sardone, naturalmente, che è il nostro opinionista fisso di questo salotto, e Aldo Pupa, che è il tifoso Skype extramenia, che ci chiama e ci vede da Ancona. Ciao Aldissimo. Ciao Aldo. Non si sente? Dell'invito. Ma che grazie dell'invito. No. Puoi venire quando vuoi, qui è casa tua, Aldo. Anche a piedi. Che tempo fa Ancona? Allora, dunque, che tempo fa Ancona, mi chiedono? Bello, dai, ci sono 18-19 gradi, vicino al mare, si sta bene, no. Bella giornata. Allora io devo cominciare questa puntata facendo come dire, una raccomandazione a tutti i nostri telespettatori, siccome siamo in un momento di grande transizione verso il mondo del digitale terrestre, e chiederei ora di fare subito una nuova digitalizzazione dei programmi, nel senso andate nell'impostazione e rifate tutto il calibro dei programmi, perché ancora non c'è il passaggio sul 5G, che avverrà a giugno. Però in questo lasso di tempo stiamo già mutando da una rete all'altra. Allora, siccome c'è il terrore che non ci si ritrovi sui canali normali, che sono 95, 88 e 12 naturalmente sul territorio urbano, sì, in Tramenia, nel tessuto urbano. Sì, esatto. Mi raccomando, rifate la sintonizzazione dei vostri televisori, è importante per poterci seguire. Allora, detto questo, iniziamo subito. Forza. Col fare la grande cronistoria di questa settimana. Allora io direi i servizi immediatamente di Viterbo, di Pescara, e poi di questo è stato come dire, l'urlo finale di questo fine settimana, l'esonero di Gidardino. Giornata numero 11 del girone B della Lega Pro, Siena-Pescara, un big match, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che l'undicesima giornata corrispondesse con l'ultima partita di Gidardino nella panchina del Siena, anzi nemmeno nella panchina, ma bensì nella tribuna del Siena, perché Gilardino era stato espulso. In panchina si trovava Caribi. Una partita tutto sommato bella, e anzi una buona partita del Siena, ma ciò nonostante la partita non salva mister Gilardino. Una partita all'inizio abbastanza strana e indecifrabile. La prima vera occasione arriva bensì al 31esimo, dopo un angolo di Di Santo. Terzi colpisce di testa una palla che finisce alta veramente di un niente. Al 38esimo una doppia ammonizione per Mora che lascia il Siena in 10. Ma prima di ciò c'è stata una grandissima occasione e forse un gol regolare annullato a Varela. Bellissimo cross da parte di Pezzella e in tuffo di testa Nacho Varela riesce a pescare l'angolino. Il gol però è stato annullato al fuorigioco, ma Varela sembra partire in posizione regolare. Al 38esimo appunto, dicevamo, la doppia ammonizione per Cristian Mora, che si lascia partire in zita ed è costretto a tirare la maglia. Mora però era già stato ammonito per un fallo tecnico tattico prima, e dunque doppia ammonizione, Siena in 10 per più di un'ora. Ciò nonostante il Siena continua ad attaccare, anzi ci crede sempre di più e prende fiducia. Al 42esimo Di Gennaro fa un autentico miracolo su un colpo di testa di Nacho Varela dopo un bellissimo cross di Di Santo. 44esimo ancora un'altra grande parata di Di Gennaro, questa volta su Bianchi, che nasce da uno sviluppo di un calcio d'angolo.
Il Siena c'è e prende fiducia e al 45esimo incredibilmente va in vantaggio. Un'azione clamorosa, un'azione clamorosa. Cardoselli mette in mezzo e riesce a uscire Di Gennaro, poi colpo di testa ancora, ma nulla da fare. Il pallone viene respinto, ma Pezzella riesce a tirare di prima, il tiro viene deviato e si insacca all'angolino. 1-0 Siena e si va così agli spogliatoi. Nonostante il Siena sia in inferiorità numerica, sta giocando meglio. Ci sarà da soffrire per ben 45 minuti per la Robura. Intanto mister Auteri, il mister del Pescara, mette dentro Clemenza e Ferrari, due grandissimi giocatori esperti. E proprio quest'ultimo, dopo nemmeno due minuti, fa il gol dell'1-1. Grave la disattenzione difensiva però di Terzi e Minesi, che perdono completamente la marcatura. Ferrari salta di testa in mezzo a due e insacca. Nulla da fare per l'anno. Ci sarà da soffrire dunque per il Siena. Al 72esimo però Clemenza riesce a entrare in area di rigore, rientra sul sinistro ma Farkas riesce a murare molto molto bene. 75esimo Pezzella, bellissimo lancio per Nacho Varela, mette in mezzo il giocatore uruguagio e Di Santo non arriva, veramente per pochissimo. Se arriva al 90esimo succede veramente di tutto. Prima una grandissima parata di Vallani a salvare il risultato su un colpo di testa di Ferrari e poi forse un possibile calcio di rigore, colpo di testa dopo una punizione. Terzi forse colpisce di mano e poi Carson in qualche modo riesce ad allontanare. Finisce così dunque 1-1 fra Siena e Pescara, ma nonostante la bellissima partita della Robur, Gilardino viene esonerato e a questo punto molto probabilmente arriverà Massimiliano Maddaloni, da tempo in Cina dal 2012, ma adesso è pronto a fare il suo rientro in Italia. Un vice a vita, se vogliamo, Massimiliano Maddaloni, che dopo le esperienze con Lippi e Cannavaro adesso è pronto a tornare in Italia come primo allenatore della Robur. Eccoci, allora siamo ritornati in onda e vi prego di fare silenzio quando non siete convocati da me, va bene? Perché potete dire delle cose sciocche talvolta. Allora, detto questo, cominciamo a fare un po' sì, un giro d'opinioni su quello che è avvenuto, no? Posso allora, iniziare io? Vorrei io? Iniziare da grazie, te, grazie, per l'appunto. Grazie. Allora, inizio dicendo che sabato è stata la miglior prestazione dell'anno del Siena, questo senza ombra di dubbio. Abbiamo visto che la squadra è forte perché i giocatori si sono mostrati dei giocatori forti tecnicamente e anche con l'uomo in meno hanno saputo portare dalla loro parte il match. E devo dire che sono rimasto favorevolmente sorpreso proprio dalla coesione e dallo spirito del gruppo. Sorpreso fino a un certo punto, perché questo è un fatto che è ben noto, che la squadra è coesa e il gruppo funziona bene. Chiaramente tutto ciò è paradossale, la miglior prestazione dell'anno coincide con una partita in enorme difficoltà, uno contro in meno, con una squadra contro una squadra fortissima, il Pescara. Con questa bomba d'orologeria su Gilardino, che il giorno che non siede proprio sulla panchina del Siena viene esonerato, ma già si sapeva. E qui c'è una grande anomalia, perché abbiamo aspettato di mandarlo via contro il Pescara, non capisco perché non sia stato sollevato dal suo incarico dopo, ad esempio, fermo. Detto questo, per tornare alla partita, il Siena ha giocato con grande coraggio, con grande volontà. Ho visto giocatori che cercavano anche di proporre delle idee e passaggi finalmente eseguiti con rapidità e convinzione. E quindi alla fine devo dirti che il pareggio ci sta anche stretto. Nonostante tutto, il Siena avrebbe meritato i tre punti in una logica di un campionato che è apertissimo, poi ne parleremo. Ma io vorrei continuare questa osservazione passando la parola per ora a Francesca invece. Certo. Va bene, perché secondo il mio punto di vista la partita di Pescara invece potrebbe aver assunto altre tinteggiature, cioè che la squadra abbia cominciato a comprendere quali fossero i dettami di Gilardino e che piano piano ci stesse arrivando un passo per volta. Invece forse non ci abbiamo avuto il tempo
tempo tecnico di attendere che la squadra si questa può conformarsi. Questa è una domanda un po' troppo specifica a Francesca. Io Francesca, no. Ma voglio fare a Francesca. Ma la metti in difficoltà. No. Perché lei... Perché no, vai Francesca. Te non sono maschilista, non dire niente. Ma non sì, invece, ma sì, invece. No, Franci, che sensazione hai su questa partita e su Gilardino? Anche? Allora, microfono. Intanto vorrei dire una cosa che... Cioè, per prima cosa voglio dire che mi dispiace che tutto l'impegno che ci ha messo Gilardino e anche il suo staff sia poi finito, diciamo così. Ok, lasciamo perdere. Questa era una parentesi, ma non vorrei sembrare ipocrita. Era una cosa che volevo dire comunque, perché lui l'anno scorso era stato mandato via, poi è ritornato, aveva fatto un grande ritorno, anche se magari c'erano state delle cose che non avevano convinto, però insomma... Diciamo l'impegno perlomeno ce l'ha messo tantissimo. Chiusa parentesi, secondo me, tornando alla partita col Pescara e non a Pescara, praticamente noi, se si giocava così altre due o tre partite in cui sei o pareggiato, comunque non dato il massimo, sicuramente si vinceva, sicuro. Certo. Perché sì, perché questo atteggiamento, questo modo di giocare avrebbero sicuramente fruttato tantissimo, anche perché io in questi giocatori ci credo tantissimo. Secondo me è una squadra fantastica. Quindi Francesco, scusa, secondo te anche un aspetto mentale che ha tenuto bloccato i giocatori fino ad oggi? Anche quello. Poi capisco benissimo, c'è sempre l'aspetto fisico, tecnico. Ci sono stati, ora, il microfono dritto. Ci sono stati ora ultimamente questi problemi a livello infortuni, certo, eccetera. Certo. Però quando c'è l'aspetto mentale, secondo me c'è l'80%, sì, quando c'è la stoffa, ma qui la stoffa c'è. Allora io vorrei passare la parola all'esperto, perché nel frattempo Federico è diventato un esperto. No, sono esperto, sono tifoso. Quindi questo lo diciamo anche a beneficio. No, allora ti faccio questa domanda, sei un esperto o un tifoso? Sono tifoso. Ci possiamo scrivere sotto insieme a Giorgio tifoso? Sì, no, io a beneficio di Aldo Pupa, che è un po' di anni e manca da Siena, li voglio dire, nel frattempo Aldo. Federico era diventato un esperto. Prego. Cosa devi dire? Devi dire quello che pensi sulla partita di Siena Pescara. Ma dunque, io concordo con te che forse i tempi e i modi sono inusuali, perché Gilardino era già stato sfiduciato anche dal pubblico stesso, affermo io c'ero, fu aspramente criticato e invitato ad andare via dalla curva stessa. E quindi era anche perché si era tutti in curva, quindi come settore, quindi si sentì benissimo, quindi era diciamo uno zombie praticamente, perché era un morto che camminava, sì, evidente, quindi poteva parafrasare, però i tempi alle volte non coincidano per motivi che magari a noi non sono chiari e sono interni alla società e delle quali noi bisogna prendere soltanto atto. Detto questo, la squadra ha dimostrato serietà professionale, pur sapendo tutto quello che si sta dicendo noi ora, quindi ha sfoderato una prestazione non eccessivamente bella dal punto di vista tecnico, però il campionato è questo, ma soprattutto di orgoglio, di cuore, e ha secondo me portato a casa un buon pareggio per come poi si era sviluppata tutta la partita, perché con l'espulsione di Mora la cosa si era messa un pochino pesante e quindi si rischiava veramente il tracollo. Invece addirittura abbiamo rischiato anche di vincerla, e quindi un pareggio ci sta tutto. Niente, mi dispiace di Gilardino, che è tornato acclamato con fumogeni e cori a febbraio, però questo è il calcio. Allo stesso tempo è stato invitato, è stato salutato dalla curva con uno striscione bye bye Gila. Questo è il calcio, lo è a Siena, lo è a Milano, lo è a Roma, in qualsiasi latitudine è così. I tifosi sono umorali, vivano di pancia, cioè non è che stanno tanto a guardare le cose. Un giorno sei sugli altari e l'altro giorno sei nella polvere. Questo, poi magari dopo ci entriamo nello specifico, sulla modalità delle zone. Io vorrei subito fare intervenire su questo tema. Aldino, ciao, buongiorno. Io vorrei farvi una domanda: secondo voi, se il Siena vinceva al Pescara, lo esoneravano lo stesso Gilardino? Secondo me sì, sì, la voce che gira in città, sì. Cioè, infatti, quindi... l'anomalia è proprio questa, Aldo, nel senso, la società in varia maniera ha fatto capire, come dire, dopo Pescara faremo i conti.
Questo è circa un mese, vero Federico? Sì, sì, sa, no? Sì, sì, sì. Ecco, sì, ma te da Ancona, che ovviamente segui il Siena assiduamente e pedissequamente. Dove lo guardi intanto? Su Eleven Sport, per forza. Chiaro, chiaro. Ecco, ma dacci le tue sensazioni sulla partita e su questa storia di Gilardino. Entriamo subito nel vivo. La partita l'ho vista, devo dire che hanno giocato da grande squadra, secondo me, contro una grande squadra. E questa squadra qui, secondo me, si, per i giocatori che c'ha, si riesce molto meglio con le squadre di un certo rango, a parte la Reggiana, che è, secondo me, di una categoria superiore. E invece non si è calata questa squadra nei, diciamo, nella realtà dura della Serie C. Infatti le prestazioni meno convincenti sono state fatte con le squadre di bassa classifica. Lasciamo stare Viterbese, che è veramente stata una vergogna. Quindi secondo me, io ho l'idea che i giocatori sono un Gilardino, sono sempre stati un Gilardino, però Gilardino secondo me c'ha dei limiti proprio come allenatore, giustamente. È giovane, ci avrà da imparare, non lo so. Però un'identità di squadra, questa squadra non ce l'ha, un gioco ben preciso, perché sennò certe partite, specialmente fuori casa, si potevano gestire e portare il risultato a casa. Ecco, Aldo, ma ti volevo chiedere, Aldo, ma la modalità non ti pare un po' strana? Nel senso, Gilardino in due campionati alla fine non ha dimostrato di essere un allenatore che tutti speravamo che fosse, ma che senso ha avuto secondo te tenerlo in sella per altre tre partite? Aspetta un attimo, abbiamo un'interruzione obbligatoria, sì, pubblicitaria, la risposta la dai dopo. Eccoci. Allora Aldo, vuoi rispondere a quella domanda che ti aveva posto prima Lucianino? Mi chiamo Luciano. Lucianino, sì. Il nostro Lucianino. È Moggi. Che non è Moggi. Ma capisco quanto lui. Evidentemente all'interno della società c'era qualcuno che gli voleva dare ancora fiducia e qualcun altro invece che era per non tergiversare e mandarlo via subito un pochino prima, diciamo. Forse potrebbe essere una chiave di lettura. A me quello che mi ha stupito è, senza andare avanti troppo avanti, però mi ha stupito questo fatto di aver trovato un allenatore pressoché sconosciuto. Aldo, poi ne parliamo, perché anche questo sarà un argomento di discussione. Allora dici la tua su Maddaloni. Nel discorso dei tempi, no? Perché se te c'avevi già un allenatore pronto, molto probabilmente non ce l'avevano un allenatore pronto. Ecco. Perché se no se lo mandato, non c'è altra spiegazione di questa agonia che hanno tenuto Gilardino sulla brace tutto questo tempo. Allora lì sono d'accordo con te, però prego Federico. Certo. No. Allora noi bisogna anche contestualizzare. Noi qui abbiamo una proprietà, ok, fatta da delle persone che stanno in Armenia, che ha delegato poi una società dove ci sono praticamente dei dipendenti, perché sono pagati da questa proprietà, ok? Questa è la modalità del calcio ormai planetaria. Perché, questo insomma, che cosa significa? Che poi chi fa le scelte, Cina, ma voglio dire, chi Milan, fa, l'Inter, tutti fanno così. La Roma, facciamolo finire. Tutti così. Fammi finire. Sì. Però c'è un percorso da fare, che non è, perché chi mette quattrini, volgarmente parlando, risiede a più di 1000 chilometri di distanza. Ok, quindi la società poi deve rendere conto anche di certe scelte alla proprietà, la quale è una proprietà, come tutti sanno, armena, quindi anche magari può non anche capire certe dinamiche del calcio italiano li possano sfuggire. Quindi ci sono dei tempi tecnici non così semplici, ragazzi, da mettere. Io l'idea mia personale è così semplice, cioè te percepisci che un allenatore non ha più il polso della situazione, magari in altre situazioni, quando c'hai il patron, il Camilli della situazione, lo cambi così. Ah, ho capito che dici. Qui, no, fermo, aspetta, prima si parla, poi si fa la società, poi loro devono avvisare quelli in Armenia, poi quelli si ritrovano, poi c'è soldi di mezzo. Cioè, non è una cosa... Luca voleva intervenire. Alza la mano in ogni discussione democratica, esprimiti. E vorrei avere un parere sia da Francesca, sia da Aldo, che sono in questo momento nella nostra discussione. Tanto per cominciare, vorrei chiedere a Aldo. Aldo, a quanti chilometri
chilometri di distanza è Ancona? Ma ci si mette, sarà 250 chilometri. 250 chilometri. Secondo te quanto tempo ci mette il tuo Skype a arrivare ora in diretta? No, infatti, lo so. Ma, che dovevo andare aspetta, a parare. Esattamente. E io vorrei chiedere poi di nuovo a tutti loro, anche a Francesca, in quanto tempo fu licenziato Gattuso da Elliott quando decise di licenziare, per esempio, l'allenatore? Vedi dove va a parare, Luca, vedi dove ti sta rispondendo. Io sto rispondendo a quello che ha detto, perché la verità è che l'indecisione, secondo il mio punto di vista, nasce da altri tipi di ragionamenti e non certo da una distanza fisica con la proprietà. Scusi. Posso parlare io? Certo. Franci, dici microfono, che cosa ne pensi di questa modalità? Questa modalità, cioè nel esonerare, insomma, questo tempo così tenuto. Allora, prima di tutto bisognerebbe sapere delle cose che noi non si sanno, certo, perché chiaramente dietro ci sarà un qualcosa che ha spinto a fare questi spostamenti e questi. Quindi si dice un po' male, cioè è vero che è stato così, diciamo, questa agonia finale è una cosa che sicuramente c'ha dei perché. Io personalmente credo che quando tutti già dopo Pistoia eccetera pensavano eccetera eccetera non sia stato possibile fare, diciamo, possibile, o perlomeno insomma forse l'idea c'era, o comunque sono convinta dentro di me che già bolliva in pentola qualcosa. Ecco, secondo me non è stata una cosa così improvvisa come si pensa. Io vorrei invece mettere insieme un altro ragionamento sempre con tutti voi. Faccio una domanda, voglio finire la domanda, perché il ragionamento non termina così. Allora, io voglio chiedervi invece di contro, ma secondo voi il passaggio tirati a sorte, diciamo così, estratti per partecipare alla C, costruire una squadra velocemente per fare la Serie C, assemblarla in qualche maniera con i giocatori addirittura che sono continuati ad arrivare fino al campionato avviato, allora anche l'allenatore poteva essere stato messo in discussione, facciamo la C, che facciamo, teniamo Girardino, noi abbiamo un altro, possiamo andare a cercare qualcun allora altro? Io ti rispondo dicendo che l'allenatore era stato preso per la D e questo è stato fatto sapere, quindi noi abbiamo fatto una preparazione come una squadra di D con Girardino e doveva allenare lì, poi siamo stati ripescati e certamente qualcuno deve aver pensato, non sarebbe molto elegante e stiloso dire siamo stati ripescati, lei se ne può andare perché non è per noi un allenatore da Serie C o da Lega Pro. L'hanno tenuto, hanno capito che probabilmente non rispettava le logiche, dice Federico, perché ricordate che questa è una proprietà molto aziendalista, cioè questi cacciano fuori i soldi, gli armeni, fai come dicono loro, se no te ne vai. Cioè sono, paradossalmente a quello che dice, molto padronali, quindi non è che vogliono stare a sentire non troppe solo, logiche. Non solo, ma non è una questione di distanze che si può ovviamente con la tecnologia di oggi, come ha detto giustamente, ovviare. No, ovviare ha fatto una riflessione banale secondo me Luca, non è il problema della distanza, è un problema primo di mentalità e secondo anche, come ha detto lui, di proprietà. Questi hanno un budget, quando te vai a sconvolgere un budget, perché mandare via un allenatore significa, non è che caro Luca va via oggi Girardino e va via Girardino, Gaudino, va via Bencardino, perché questo è, e poi arrivederci e grazie, no? Va via uno staff. Va via uno staff e va pagato fino alla fine della contrattualizzazione. Però volevo e finire. E poi l'ha preso un altro staff, fammi finire, che ma è arrivato la parola. L'allenatore, il vice allenatore, il portiere e tutto quello che ne consegue quando si muove, e vanno pagati per altri anni. Allora, questo comporta chi mette soldi e soprattutto, come dice lui, una proprietà che magari è lontana, non sa come funziona, oppure che dice no, noi ci sa un budget. È lontana, a parte Charles Aznavour sta a Venezia. Sì, va bene, però Charles Aznavour è comunque... Che sarebbe Oganian. Però il signore... Sarebbe l'ingegnere Oganian. Non è così lontano. L'ingegnere Oganian, che comunque non fa parte, anche lui è comunque uno che non è, è un dipendente, cioè anche lui...
se mi risulta, non ho capito bene, è comunque uno che fa da tramite. Ecco, questo è un bel problema, non si capisce molto bene che questa non si deve è una società ma che... non si deve però no, ma capire, posso non finire? Non è affar nostro, abbi pazienza. Hai capito quello voglio dire io? Sì. Ma, sì, cioè, sì. Questo significa... Indisciplinate, che stavo finendo una cosa, mi segate. Ma io stavo rispondendo, va allora bene. Fammi rispondere. Era sempre lui che stava parlando. No, però. Ti rispondo senti questo, come ha detto te, ma qui sotto e sopra c'è Skype 250 km. Non è questa una questione di distanza, è una questione che quando c'è di mezzo una proprietà che mette soldi e una società che gestisce i soldi e deve tornare conto a questa proprietà, la proprietà ha bisogno di capire perché deve mettere 100, 200, 300 mila euro in più, perché posso, di queste cifre posso, si parla. In virtù di ciò, evidentemente non c'era questo budget. In virtù di ciò la scelta di Maddaloni corrisponde alle logiche. Perché? Perché Maddaloni è un allenatore che sicuramente farà l'aziendalista, sicuramente sposerà anche delle indicazioni di un grande personaggio esperto quale Perinetti, che potrebbe entrare a far parte di una supervisione tecnica, e il fatto che sia pro tempore fino a giugno significa che questo allenatore risponderà a delle logiche strettamente aziendali, a delle indicazioni tecniche collegiali. E quindi la proprietà con questa scelta ha voluto marcatamente entrare sulla questione tecnica, cosa che Girardino non faceva, perché Girardino ha bocciato totalmente per esempio un gioiello come Montiel, dicendo io 58 kg in campo non ce le metto, e invece la proprietà punta tantissimo su questo giocatore. La proprietà non vuole vedere al primo minuto un giocatore di 40 anni come Guberti, questo lo faceva partite titolare quando Guberti l'anno scorso in Serie D faceva 10 minuti a partita e quest'anno in Lega Pro partiva titolare. Quindi Gilardino tra virgolette un po' se l'è anche cercata, perché un conto è fare delle scelte legittime tecniche, un conto Guberti è essere... Come? Quanti anni ha Guberti? 38. 38. Allora poteva scendere in campo Girardino direttamente. Esatto, cioè, quindi voglio dire, questo apre e chiudo la parentesi. Io, a differenza di quello che mi pare di capire, ci sono voci contrastanti, sono felice della scelta dell'allenatore Maddaloni, che sottintende una presa di posizione forte della società e della sua area tecnica. Quindi pesantemente vedremo anche la mano della società. Questo non vuol dire che Maddaloni sarà un servo sciocco, non voglio dire questo, io voglio dire che la sua carriera è una carriera spesa in un contesto, perché bisogna parlare anche della galassia da dove proviene, vice di Lippi, arriva a Rampulla, cioè c'è tutto un mondo dietro a questa scelta che riporta anche a Perinetti. Questa è una forte scelta di Perinetti e che mi lascia ben sperare, ecco. Vorrei citare Rampulla, persona serissima, vice allenatore di Maddaloni, non sei, ha fatto il vice portiere alla Juve per 10 anni, non lo sì, fai. Vabbè, però c'è un nuovo preparatore sportivo. Questo è un altro argomento. No, io un altro io argomento, volevo rafforzare quello che hai detto te, cioè un argomento che marca la scelta aziendale. Io non sono capito? Contento di Maddaloni, però io il abbastanza. Mestiere del tifoso è il mestiere più facile del mondo, perché come ha visto la storia di Girardino, no? Voglio dire, acclamato prima nell'altare e poi nella polvere, cioè noi si valuta sulla base dei risultati. Quindi ah beh, se certo, Maddaloni certo. arriva e porta a casa dei risultati, viva Maddaloni. Se Maddaloni sbaglia, ma io Aldo, e quindi è il del mondo. Facciamo parlare Franci. È vero, e ci permettiamo anche di montare e smontare come ci pare, eccetera eccetera. È vero. Però è anche vero che con tutte le premesse che ci hanno da continuare a pagare, eccetera, eccetera, io credo che siano andati a cercare lontano, eccetera, eccetera, proprio perché non solo per gestire la situazione in maniera corretta, ma anche perché ci hanno visto qualche cosa che a livello tecnico può essere, spero, adatto sono totalmente d'accordo. Sono totalmente d'accordo. Io voglio chiedere di nuovo a Aldo. Aldo, cioè, Francesca in qualche maniera invece ha dato forza a quel concetto che io stavo esprimendo prima da capo a questa discussione. Te che ne pensi in merito? Io penso che si vada nella direzione, e questo sarà il Siena del direttore Perinetti.
E anche perché al momento secondo me è lui l'unico, cioè perfetto, perfetto Pupa, una holding, poi però se ci fai perfetto caso, il riferimento tecnico più credibile è Perinetti, è il direttore Perinetti, Aldo. Quindi perfetto, abbiamo avuto fiducia a Perinetti e a questo punto non ci resta che averne ancora di più, perché può essere, come ho detto ieri, ho mandato un messaggio a Luciano. Ieri ero all'ippodromo a Capannelle, fra le altre cose voglio salutare gli amici ippici della scuderia Marco Rossi. Grandi. E gli ho mandato un messaggio, una scelta creativa, ho detto. In sì, effetti è una scelta un po' creativa, Maddaloni. Però non ci dimentichiamo che le scelte creative a noi ci hanno portato bene, perché anche Antonio Sala quando è venuto ci ha portato un B, non era proprio... No, ma poi Aldo vorrei aggiungere una cosa, che i vice allenatori poi alla fine ultimamente nella storia del calcio italiano stanno andando molto bene. Mihajlovic, vice di Mancini, è diventato un grande allenatore. Ma guarda, un esempio banalissimo, Andreazzoli. L'allenatore dell'Empoli è stato vice tantissimi anni, allenava la Primavera, è andato a prendersi una prima squadra, è diventato un signor allenatore, un perché professore del calcio, Gotti dell'Udinese. Ma quanti ce ne sono gli esempi? Ma Stramaccioni, vabbè, vogliamo parlare, allora all'estero a prendere soldi, però voglio dire, questi vice, perché tanti hanno storto la bocca, ma questo è un vice allenato la Primavera, guardate, questo posso fare una cosa, posso fare una cosa, se uno poi parafrasando la rubrica che tengo nel sito online, vedi, fedelissimi, vedi che lui c'ha la rubrica bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, sì, lo anticipo già, ricordiamoci che il calcio poi è sempre pronto a smentirci. Semplici, allenatore che non so se faceva i giovanili della Fiorentina o giù di lì, fu preso nella spalle che era sull'orlo dei playout, la portò nei playoff, poi vinse agevolmente la Serie C, dopo in carrozza la Serie B e dopo si permise il lusso anche di salvare la spalla in Serie A. Mi sembra semplice un discorso così da riproporre, non è mica sempre così, però no, però il calcio a questo, cioè questo per evitare di fare facili sentenze prima ancora che i fatti. No, ma guarda, allora io ci ho riflettuto bene, Francesca, all'inizio sono stato un po' deluso, no, da questa scelta di Maradona, però Luca, parliamoci chiaro, era un po' un Totomonte e viene visto, no, chi si monta Boscaglia, si monta cioè no, non funziona così, era una cosa molto senese, capito? Sì, insomma, questa roba dire, dell'allenatore questa roba dell'allenatore è molto senese, però in realtà, alla fine, in realtà secondo me tutti questi ragionamenti che voi avete portato alla fine hanno portato verso l'idea che mi ero fatto, cioè che come Aldo ha detto prima, Perinetti ha continuato a sistemare la squadra, il Siena, a sua immagine e somiglianza. Questo è quello che sta facendo in realtà Perinetti, perché forse non ci aveva fatta a finire di fare tutto il lavoro esattamente da ripescaggio un po'. Aldo, volevi aggiungere... No, dicevo, intanto bellissima sta maglietta, è straordinaria sta maglietta, guarda, complimenti. Questo ricordiamolo, figure Panini... Figure Panini, la rovesciata è di Silvio Piola, per chi non sapesse. Va bene, allora dunque io a questo punto direi, se non ci sono riflessioni, abbiamo anche un'altra persona da dover chiamare. Sì, chiamiamolo subito. Chiamiamolo va. Subito. Allora facciamo la pubblicità e poi chiamiamo. Ringraziamo tanto Aldo di essere intervenuto. No, ma poi Aldo poi torna. Lo richiamiamo dopo. Ma certo, va bene, Aldo va. Sta tutta la anche puntata. Anche perché sono già un quarto e due, quindi di là. E sono le 10 di sera, sì, sì comunque. Sì, sì, va bene. Pubblicità. Le bugie che abbiamo. Allora, sì, siamo tornati in onda, ma abbiamo un altro testimone Skype a questo punto, vorrei dire, di ciò che è avvenuto. Lo introduci te. Sì, lo introduco io, però prima volevo dire una cosa. Francesca ha ragione, dopo parleremo anche di giocatori, perché sabato sono stati due striscioni, uno verso Girardino, uno verso i giocatori, quindi è anche giusto parlare di quello dopo. Allora, io introduco l'ospite, perché insomma la notizia è rimbalzata alle cronache locali dell'esonero di Girardino e tutti volevano sapere, ma in realtà uno che ne sapeva
tantissimo, era sul pezzo, e lui, un grande blogger, perché a Francesco ha detto: te lo conosci Massimiliano Bellaccini? E ha risposto: ma chi, il blogger? Quindi è conosciuto unanimemente come blogger, e qui ce l'abbiamo, Massimiliano Bellaccini, detto Megamax. Megamix, buonasera. Grande richiesta, erano tutti contenti di averti in trasmissione, e anche noi. Allora, facciamo il punto della situazione. Girardino, dico una cosa. Al nostro amico Girardino, ex allenatore, gli hanno servito questi. Che lo sgombro. E quindi ha fatto la scenetta, vedi? Attenti, al naturale, perché con l'olio non sono digeribili parecchio. Questi sono più digeribili, povero Gila. Però mega, cioè, se ti sei presentato lo sgombro. Allora, lui è andato via. Però questo Maddaloni, tanti non lo conoscevano. Ci vuoi fare una presentazione su Maddaloni, sulla sua carriera? Allora, facciamo un inciso. Maddaloni, ex giocatore, ha iniziato ad allenare a Viareggio. Come dice Selenka, è stato a Viareggio, poi ha allenato il Forte dei Mammi, il Verziera 98, il Cecina e poi le giovanili della Juventus. Ma insomma, con queste squadre. No, vabbè, partiva proprio. E poi si è trasferito, come si vede, si è trasferito direttamente in Cina. Prima al Guangzhou, al Wuhan, nella nazionale cinese, e ha collaborato con Marcello Lippi e Fabio Cannavaro. Ecco, quindi diciamo che lui fa parte un po' della scuderia di quella che circa 20 anni fa chiamavano GEA. Ecco, insomma, ora non so se esiste sempre questa cosa, questa scuderia, chiamiamola calcistica, però direi che viene da quel mondo lì, no Massi? Da quel mondo, sì, anche collaboratori, Rampulla, Gaudino e quell'altro Bortolazzi, sono tutti, vengono da quell'ambiente ex Juventus. Oltre a essere un blogger, sei anche un tifoso della curva. Te come tifoso ti senti contento? Ti dico, una svolta gli andava data, perché ultimamente io ho contato sabato, ho 9 lancioni dal primo minuto al 60esimo dalla difesa agli attaccanti, puntualmente anticipati dai difensori del Pescara. Una svolta tecnica ci voleva, però magari. Una svolta ci voleva. Però ci voleva. Magari ti aspettavi una. Ora vorrei ringraziare il cuoricino dolce che è in studio con te, che è Francesca. Ecco, vedi che gentiluomo. Grazie, che gentiluomo. È un cavaliere. Cioè, Mega Max, abbiamo scoperto questa tua vena romantica. Un gentiluomo, gentiluomo. Massi lo sa. Massi lo sa. Che guarda la partita dove lo guardo io e i miei amici del battaglione. Fantastico. Bene, vuoi parlare con Massi? Massi, Francesca, voglio fare una domanda, non so. A Massi? Sì, perché no? Ah, va bene, allora faccio io l'intervista. Secondo te questo cambiamento può essere sicuramente positivo? Già in partenza senti aria di novità e quindi, come di solito succede in queste situazioni, sei curioso e anche... Sì, sono curioso, sì, sono curioso di vedere intanto il metodo di gioco, lo schema di gioco che applicherà l'allenatore, perché per ora con le tre punte un problema è che finché non rientra Paloschi, come ho visto lì Guberti punta centrale non può giocare, perché non ha il passo per fare quel ruolo lì, lo può fare meglio Nacho Varela, ma Guberti punta è da cassare. Infatti, allora, come la vedi? Posso continuare a parlare un Megamax? Sì, l'ultima domanda, perché poi lo congediamo. Sì. Sono perfettamente d'accordo con lui, e infatti secondo me quando è successa la cosa e siamo rimasti in 10,
Guarda caso, si è giocato meglio. Si è giocato meglio. Come diceva il barone Nils Lidom, le squadre quando sono in 10 giocano meglio. Vabbè, e questo non è in questo allora, caso ma... qualcosa di più vuol dire comunque. Vabbè. Allora, dunque, io invece ti vorrei chiedere una cosa, perché nella curva sono apparsi due striscioni, diceva giustamente prima sì. Luciano, no? Uno era dedicato a Girardino e uno invece ai giocatori. Allora, che opinione c'è nella curva di questi giocatori? Io ti dico personalmente, intanto lo striscione contro giocatori tirati fuori bip, avete rotto bip, quello avrei aspettato, perché poi la squadra aveva agito, ma poteva essere anche una cosa che era un boomerang, perché gli mettono lo striscione in quel modo, si demoralizzano, partita finita. Ecco. Quindi no, giusto, quindi alla fine i tempi un po' intempestivi, ecco, secondo te alla fine. Lo striscione bye bye Girardino, mi dicevo fra me, bye bye, ma ancora la dirigenza non ha deciso niente, o qualcuno le era stato già ventilato qualcosa, che forse in quel caso anche il caso di Vittoria veniva allontanato con l'allenatore? Ecco, punto di domanda. È astuta questa osservazione. Sì. Va bene Massimiliano, io ti ringrazio tantissimo, come sempre sei puntuale, preciso e sintetico. Grazie e sarai, quando lo vorrai, un nostro ospite, va bene? Saluto tutti, ciao Francesca, devi venire a Gubbio lunedì. Forza. Devi andare a Gubbio. Ci sarò. Gubbio con Mega ci sarò. Ciao Massimiliano, grazie infinite, ciao. Allora, ciao. Abbiamo di nuovo un altro collegamento Skype importantissimo con Pietro sì. Federici, il nostro Pietro, che è... tempo telefonico. Come l'abbiamo? Telefono. E Pietro della redazione di Canale 3, praticamente è lui la redazione. Pietro, buongiorno, sei già in collegamento? No, aspettiamo. Allora, approfitto perché Francesca diceva, poi anche Federico, è apparso uno striscione sui giocatori. Secondo te hanno giocato senza attributi? Era necessario uno striscione così? No, allora, premetto... Non vorrei sembrare che premetto sempre delle cose per pararmi. In questa fase del campionato, dicevo. Però dico, cioè, una cosa la devo dire, perché se poi si parla della curva, bene, se no lo dico subito. Secondo me il Siena ha una curva fantastica, spettacolare. Certo. E che anche in Serie A, parlando con gente di Milano, di Roma, eccetera, ci invidiavano. Cioè, certo. Veramente, per sì. tantissimi motivi, ora non stiamo a dire, perché a dire. Loro vedevano magari anche altri aspetti che noi magari ci si fa meno caso. Cioè, comunque, premesso questo, secondo me i due striscioni erano evitabili, per me. Poi, tranquillo, benissimo, sì, uno deve essere anche spontaneo, hanno messo gli striscioni, no, non è successo niente. Ma secondo te i giocatori lo meritavano quel fuori? Secondo me tanto quello l'avevano fatto prima, è chiaro, no? Né me l'hanno messo, cioè né che l'hanno certo. fatto lì per lì, quindi chiaramente loro erano giustamente stressati dall'atteggiamento dei giocatori, specialmente nell'ultima partita di Viterbo, era è stata scandalous, direi. Assolutamente. Quindi probabilmente è venuto anche spontaneo. Fare una striscione così, insomma. Ecco, te Federico, aspetta, abbiamo Pietro. Buonasera. Eccomi, ciao a tutti. Ciao Luciano, ciao Luca. Pietro. Allora, volevamo da te un inciso su Maddaloni, perché insomma, scelta definita sì. creativa da Aldo Pupa, che era il nostro tifoso Skype. Sì, vabbè, però, Maddaloni è una scelta azzardata. È una scelta azzardata, però era inevitabile, perché come sappiamo gli altri nomi che erano stati fatti, ovvero Toscano, Rivarini, Boscaglia, hanno chiesto giustamente delle garanzie e forse chiedevano anche un po' troppo. È da considerare poi che Girardino ha un contratto prolungato e non penso che Girardino prenda poco, anzi. Se dobbiamo fare un po' un piccolo excursus della carriera di Maddaloni, dunque, lui ha iniziato nel 2000, ha fatto Serie D principalmente, Viareggio, Forte dei Marmi, Versilia, Cecina, e poi ha iniziato la sua carriera, diciamo, da vice. Ha iniziato prima con la primavera della Juve nel 2008, quando in prima squadra allenava Ranieri, e poi l'anno successivo con Ferrara è diventato vice allenatore. Ricordiamo, insomma, una
delle stagioni più buie della Juventus. C'era la famosa squadra con Del Piero, poi c'era Diego, a Mauri, insomma non è stata una bella stagione per la Juventus. E poi è andato al Carpi nel 2011, Serie C, e ha fatto l'anno nel 2011, ma poi subito dopo è andato nel 2012 in Cina e ci è rimasto fino ad ora. E ha fatto il Guangzhou fino al 2015. Sì, stiamo vedendo la schermata, Pietro. Ascolta, ma volevo darti un parere velocemente. Secondo te, hai detto scelta azzardata, perché? Credi che non sia un allenatore che possa dare un gioco a questa squadra? Una scelta azzardata perché è uno che è fuori dall'Italia dal 2011, quindi un dubbio su tutti è che conosce effettivamente i giocatori? Non lo possiamo sapere, adesso sicuramente li conoscerà, ma ha seguito anche le altre squadre? Non lo sappiamo, quindi bisogna anche confidare nel suo staff. Un altro dubbio è che lui ultimamente è sempre stato vice allenatore e il vice allenatore è completamente diverso dall'allenatore. Perché l'allenatore deve avere anche delle responsabilità, deve decidere su tutti, la formazione, il gioco. Sarà in grado di fare questo? Non lo so. Però l'abbiamo già rivisti, ex vice allenatori su tutti, Alejandro Sabella, che è stato il famoso vice di Passarella negli anni 90, primi anni 2000, poi si mise in proprio e, come tutti sappiamo, ha portato l'Argentina in finale dei mondiali. Quindi questo qui vuol dire quasi la tua grande passione per il calcio argentino, che è la tua grande passione, giustamente, anche per il tifo. Bene, Pietro, sei stato veramente ottimo. Io però ti voglio chiedere una cosa, sì, sul prossimo turno, Pietro. Il prossimo turno del Siena, che partita tosta, è una partita seria, è una partita serissima. Il Gubbio è un outsider del campionato, segna tanti gol, devo studiare meglio la squadra, sarò anche lunedì a vederla. Andrò a Gubbio e sono curioso. Io aspetto anche di fare la presentazione di Maddaloni in modo da potergli domandare varie cose sul gioco, se cambierà qualcosa il Siena, perché la partita di lunedì, ve lo dico, dipende quasi tutta dal Siena. Quasi tutta dal Siena. Certo, certo. Va bene, Pietro, grazie, ci hai fornito una prospettiva molto interessante sull'allenatore. Intanto grazie. Due giorni di riposo per la squadra, in attesa evidentemente, no, di riassestarsi con l'arrivo di Maddaloni. Aspettiamo, io vi ringrazio per la disponibilità e ovviamente ci sentiamo in futuro. Grazie Pietro. Ciao Pietro, grazie. Allora, tutto. Federico, volevo tornare sul discorso, secondo te, se lo striscione era meritato nei confronti dei giocatori, facendo un bilancio dall'inizio dell'anno, se era relativo a veramente la figura brutta fatta contro il Viterbo, contro la Viterbese. Dunque, io premetto che nelle questioni della curva e negli atteggiamenti loro hanno, cioè non ci voglio entrare perché no, vabbè, ma certo, ma era una, poi, uno striscione, cioè, pubblico, loro però hanno fatto questi striscioni che, ripeto, fanno parte del mondo del calcio a tutte le latitudini, non a Siena, no, certo, a tutte, ma non le latitudini, se lo hanno fatto, cioè, non è che l'hanno fatto in presenza di che si era prima in classifica, no, ma io volevo sta parlando di una serie di prestazioni, ecco, reiterate. Pistoia, Fermo, Viterbo, cioè veramente, veramente modeste e mediocri. Le aspettative su questo campionato, anche per stessa voce della società, di alcune esponenti della società, erano quelle di un campionato perlomeno di vertice, e quando parlo di vertice parlo le prime quattro posizioni, quattro, no quinta, sesta, settima, quattro. Quindi mi sembra che lo scontento fosse giustificato, non era solo della curva. No, ma io volevo da te questo tipo di analisi, non volevo entrare nel merito. Hanno fatto le striscioni, boh, che ne so, l'avranno fatti loro. No, ma io entravo sulla pazienza, non fate polemica. Non era una polemica. Voglio entrare in queste polemiche. No, abbiate pazienza. C'è la pubblicità. Mi interessano. E poi voglio il prossimo turno. La pubblicità e poi il prossimo turno.
due sono gli argomenti che vorrei portare ora in chiusa di questa puntata di Salotto Robur. Il primo è il prossimo turno. Bravo. È una riflessione sul prossimo turno. Certo. E poi vorrei, siccome è stato portato tante volte in discussione oggi, classifica anche. La classifica è stata portata tante volte in discussione, la questione del gioco nuovo che verrà con questo nuovo allenatore Maddaloni, vorrei parlare un secondo anche dei giocatori e se ci offrono in questo caso possibilità di gioco alternativa a quello che abbiamo visto fino ad ora. Allora, secondo me sì, questa è una squadra che giocherà con un modulo differente. Secondo me giocheremo sempre con la difesa a 3, forse a centrocampo a 4, sicuramente o con due sottopunte e una punta di riferimento, anche se Paloschi ora è infortunato e purtroppo questo lo vedremo più avanti come modulo di gioco, oppure un trequartista e due punte, e sicuramente vedremo in campo Montiel insieme a Varela e probabilmente anche Carlson, che potrebbe avere delle caratteristiche. Seconda delle difese che incontrano. Sì, però credo che ci sarà una mano dell'allenatore su dei concetti che non si sono visti fino ad oggi, ossia vedremo molti giocatori del Siena a metà campo avversaria, vedremo quando rientrerà Paloschi delle belle palle sventagliate in area di rigore come lui sa mettere dentro, quindi vedremo dei concetti che fino ad oggi non abbiamo visto. E forse anche qualche colpo di testa di Carlson, che è l'uomo più alto del mondo. Io mi aspetto un gioco corale che corrisponda alle caratteristiche di questa squadra, e l'idea mi sono fatto io, caro Luca, è che il Siena è una squadra forte. Secondo me è una squadra molto forte. Ha delle grandi potenzialità. Sì. Francesca, i giocatori del Siena, che ne pensi? Sì, anche secondo me è una squadra con una grandissima potenzialità. Proprio allora, per me personalmente, uno come Stefanino Guberti, cioè, deve giocare sempre, magari non dall'inizio, perché cioè, se viene messo comunque, a parte che ce la fa bene a correre anche 90 minuti, sorprendentemente, però cioè, chiaramente entrando in un secondo tempo eccetera, magari può essere la carta sorpresa, la carta che ti... Ecco, questo sì. Cioè, insomma, avere un cambio come lui è da manicomio, perché poi quando... è un fenomeno, perché è un fenomeno da tutti i punti di vista. Poi avrà anche i suoi anni, fan, no? Una fan, no, assoluta, assoluta. Però quest'anno c'ho anche un altro titolo. Cioè, diciamo che, dicelo, non sapendo che sarebbe venuto a Siena, l'ho ammirato anche l'anno scorso, perché io sono stata una delle poche masochiste, penso, mm-hmm, che ha guardato il Siena l'anno scorso, perché è stato un patimento enorme, sì, pazzesco. E contro il Tavernelle c'era un 10 pazzesco e ci girava intorno, e, cioè, che giocava a destra, a sinistra, andava a prendersi le palle, stop tremendi. Era quello, è ora il nostro 7, che è di Santo. Il miglior giocatore del Siena fino ad oggi, grande, della stagione, un grandissimo. Senza dubbi è stato quello, bravo, che ha fornito la maggiore quantità di prestazioni positive dall'inizio. Ma poi può fare tutti i ruoli. Sì, sì. Allora, Federico. Allora, dunque, una breve cosa. Io sono abbastanza in disaccordo con lei. Credo che, per quanto bene li voglia a Guberti è un giocatore di 38 anni e purtroppo gli anni passano, non c'è niente da fare. E sì, può avere 10 minuti, un quarto d'ora massimo, e comunque sia è un giocatore che, se lei lo vuole sempre in campo, deve decidere o vuole Guberti o vuole Di Santo, perché Di Santo gli ha fatto le scarpe. E quindi Di Santo, Di Santo ha 26 anni, gioca benissimo, è il giocatore migliore che c'è al Siena in questo momento e deve giocare 90 minuti. Assolutamente. Non vedo spazi per Guberti, se non quello di entrare 10 minuti per far respirare volta a volta. Dall'alto della sua esperienza, certo che c'ha i colpi, ma è un giocatore, se te lo guardi, ha dei, allora, problemi. Peraltro, caro Aldo, siamo tornati in collegamento con Ancona, con il nostro tifoso Extramania, tifoso Skype. Il campionato si sta riaprendo, perché il Modena ha vinto la terza partita di fila, il Cesena ha preso la testa della classifica e... Andiamo a vedere, scusami, sì, anche con la regia, l'aiuto della regia, la classifica. Questo per dire cosa? Questo è un campionato che secondo me continua a essere aperto.
certo, ma soprattutto vediamo nella colonna di sinistra, sorprendentemente, l'Ancona Matelica. Ora, visto che te vivi Ancona, Aldo, ci puoi testimoniare questo exploit di questa squadra? Noi da qua a Siena ci pare che questi abbiano fatto una preparazione esplosiva per partire subito forte e poi magari, non lo so, prendere punti, no? Per fare una classifica convincente. Invece lì che si dice? Presentaci per l'Ancona in questo caso, visto che vivi lì. Diciamo che Ancona, a parte, come dicevo prima, quando non eravamo collegati, c'è grande entusiasmo, però non bisogna dimenticare che questa squadra qui, cioè l'intelaiatura è già anni che giocano sempre gli stessi. Prima era il Matelica l'anno scorso, che ha fatto sempre dei bei campionati, che hanno messo 2-3 innesti giusti, un bel allenatore, c'hanno, insomma, una squadra che io non penso che possa ambire arrivare nelle prime 5, diciamo, però insomma un bel campionato se lo faranno. Comunque volevo sottolineare una cosa, noi nonostante con poco gioco o quasi nullo, diciamo, di impronta di gioco che ci abbiamo, siamo quarti. Sì, infatti. Cioè alla fine siamo quarti, sicché tutto ciò che può avvenire secondo me è in positivo. Io sono estremamente fiducioso, non per una promozione diretta, ma sicuramente per entrare nelle prime 5 al 100%, secondo me, perché le potenzialità noi ce le abbiamo al pari o superiori anche a Cesena e Modena, secondo me, per esempio. No, non mi sembra che siamo quarti. I valori nella Serie C siamo abituati che si vedono quasi sempre in inverno inoltrato, no? Siamo sesti. Siamo sesti in classifica, sì, ragazzi, non siamo quarti. Vabbè, io sono totalmente d'accordo con Aldo. O quarti, diciamo, prima del Pescara. Io sono d'accordo con te, Aldo, e credo che il Siena sia una squadra molto forte, l'ho detto prima, lo ribadisco, e ho visto le squadre che ci hanno affrontato anche con timore, perché non so chi ha detto di voi che il Siena gioca meglio le squadre, proprio Aldo ha detto le squadre gioca meglio le squadre forti, ed è vero. Perché il Siena ha grande rispetto, a parte la Reggiana dove sbagliamo gara, e nonostante un non gioco noi abbiamo costruito una classifica e ci dà grandi prospettive, e io sono estremamente fiducioso. Un ultimo giro di opinioni, scusa, ma cosa complottate voi due? Francesca, cercando di risalire la classifica, sei fiduciosa al di là delle squadre che sono davanti. Megamax ti ha invitato ufficialmente a Gubbio, te sei fiduciosa? Accetto l'invito. E lei continua, sì, ad andare a Gubbio. E quindi a Gubbio, Federico verrà a Gubbio, e verrà anche Aldo, perché da Ancona è vicino, almeno ci si trova, no? Sì, sì, sì. Ecco. Allora vieni, allora, ma porta questa vuoi maglietta. Vuoi aggiungere qualcosa su questa classifica? Cioè, è uno spettacolo. Francesca, scusa, ti vuoi che sia accorciata? Perché... Dunque, la classifica è tutta liquida. Ovviamente ci sono delle... c'è la Reggiana che mi sembra, per capacità tecniche di guida a Imodiana e tutto come sta fatta la squadra, sia veramente la squadra da battere. Credo che se non impazzisce stile Livorno tipo Alessandria, dovrebbe vincere il campionato. Io ti volevo far notare che il Cesena l'ha già raggiunta la Reggiana. Sì, va bene, la Reggiana c'è da giocare stasera. Cioè, sta giocando, la Reggiana, quindi va alla fine. Va però, 27, quindi però, io, probabilmente va vince 27. Secondo te? Secondo me sì. Però poi ci sono anche delle... però la squadra quello. Il resto, ragazzi, è da verificare. Bisognerà vedere quanto, diciamo, il nuovo corso del Siena. I giocatori ci sono, insomma, perché voi vi fermate a per esempio all'attaccante, a Paloschi. E non si discute. Vorrei ricordare che Favalli è uno che ha fatto due promozioni, assolutamente giocatorone, Reggiana e Perugia. Poi vorrei ricordare Lanni, grande portiere. Vorrei ricordare Terzi, che comunque, anche se è uno un po' datato e non magari non Bianchi che ha solo giocato in campionati importanti. Bianchi, Pezzella, che comunque anche il pur criticato Pezzella è considerato un talentino, secondo me è molto forte. Poi di Varela. Varela, giocatori che sono top player, quindi vogliamo vedere, cioè, il lavoro è affatto Perinetti, non si discute. Il problema, secondo me, è la società aveva ragione anche su Montiel, perché anche Montiel, ragazzi, a Firenze si sono arrabbiati quando hanno visto andare via Montiel, perché è un ragazzo dalle grandi possibilità. Sì. Sì, e questo qui che si vede ora, che è secondo me un valore aggiunto cioè io sono contento di lui, perché è veramente
il popolo al potere, cioè uno che ha fatto, ha speso una vita nelle categorie di Serie D e sta dimostrando di essere un top player di santo. Io di santo. Uno può giocare un altro anno in qualsiasi categoria, cioè in qualsiasi squadra di alta categoria di Serie C. E io invece punto forte forte su Montiel. Secondo me questo è un giocatore che ci farà vedere guarda, di cosa è dotato. Il Ghigero, ho detto il Cardellino, effettivamente è veramente un ragazzo. Poi se è bravo è bravo, cioè anche Garriccia era tutto storto ed era un campione, però effettivamente, vabbè, ragazzi, ma Messi quanto è, quanto è. Ora te mi direi Messi, vabbè. Mi stai però parlando ho di capito, gente. Ho capito, no, magari un paragone più giusto è Robbiati, mi viene in mente. Ma Robbiati non era brevilineo come lui, però voglio dire, a me la statura, Aldo, te che sei stato a capannelle ieri, uno che pesa 58 kg può fare il fantino, ma può fare anche il giocatore, no? No, forse è troppo peso. È troppo peso. Secondo me il calcio è semplice, bisogna saper giocare a pallone, al di là di fisico. Così, sì, il calcio, bravo Aldo, bravo. Giocatori tecnici, noi siamo pieni di giocatori tecnici, magari ci manca un po' di giocatori agonisti, per quello Aldo, abbiamo pareggiato le partite dei campi improponibili. Però chi sa giocare a pallone deve andare in campo. Aldo, te sei il saggio Marpa, complimenti, perché fai degli interventi precisi, puntuali e vai al nodo. Ha detto delle cose giustissime. Aldo, te lo dico senza ironia, Veramente le hai dette giuste. Ci piace tutto di te, dalla maglietta agli occhiali e anche alla tua pelata. Aldo, se ti vuoi fidanzare con Luciano a questo punto. No, direi cioè, più con Fefi. No, con Luciano, che lui ha detto in trasmissione a microfoni spenti, a me mi danno retta solo le donne, e una donna era qui presente, ha detto io ho detto un'altra cosa, ho detto che ultimamente mi capiscono solo le donne, e lei ti ha detto lamentati, ecco, vabbè, no, infatti non per niente. Aldo ha trovato moglie. No, non sei il mio tipo, Aldo, anche se sono glabro come te. Va bene. Allora, io direi che siamo arrivati in fondo in questa puntata, finite tutte le butade possibili e immaginabili. Certo. Allora io vorrei ringraziare tutti i nostri telespettatori, innanzitutto, che hanno avuto la pazienza di seguirci anche quando abbiamo fatto un po' di confusione durante la discussione. Ci accaloriamo così. Ci piace. Sì, allora, poi voglio ringraziare intanto Pietro Federici, che non c'è più, era al telefono con noi prima, Mega Max, che era via Skype con noi prima. Sì, che potrebbe diventare anche un nostro editorialista, se sei d'accordo. E va bene. Sì. Soprattutto voglio ringraziare Aldo Pupa da Ancona e Francesca Guasparri da Siena. La ringrazio fortemente, perché devi sapere che tipo in 20 anni di trasmissione sei la prima ospite donna e viene. Tutto perché io ho forzato tantissimo Luciano dicendo: ma è possibile che allo stadio non vadano le ragazze, non vadano le donne? Io voglio avere delle tifose in studio. Allora fai un appello, perché vero, è giusto, tifose del Siena, venite in trasmissione, noi siamo felicissimi di avervi. Sì, anche te fallo. Il mio appello è invece voglio dire a tutte le donne di venire in curva dove si vive il calcio davvero, cioè a tifare questa grandissima squadra che mi auspico avrà anche un ottimo allenatore. È un grande futuro. Forza, brava Franci. Aldo, allora ci vediamo a Gubbio. Sono d'accordo con Francesca, specialmente quando io tornerò allo stadio, le donne sono benvenute in curva. Io voglio parlare per Federico anche in tribuna. No, io non sono in tribuna, sono nella. Ragazzi, è 5 minuti, si è salutato, qui sta continuando un'altra trasmissione. Va bene. Allora, grazie anche a Federico Castellani che ha voluto partecipare oggi. Sempre. E rimandiamo tutto alla prossima settimana. Ci vediamo quindi di conseguenza lunedì prossimo. No, perché c'è Gubbio. Martedì, sì, dai. Martedì. Vai. Bene, alle 10. E buona serata a tutti.